Gianfranco Arancio del servizio tecnico di Agges. Siamo in agro di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Siamo in una terra di uva Victoria di proprietà del signor in Cremona. Negli ultimi anni nel settore agroalimentare sono emerse nuove problematiche relative alla sicurezza delle produzioni. Sicurezza che può alterare il profilo nutrizionale e tossicologico a qualsiasi livello del ciclo produttivo. Questi composti inquinanti, che vanno dai metalli pesanti ai fosfiti, dal clorocresolo ai parabeni, dalle morfoline ai carbammati, per passare poi alle Escherichia coli e alla salmonella, hanno fatto sì che la GDO, che rappresenta il principale canale di vendita di tutta l'ortofrutta, assieme anche agli altri attori della filiera produttiva, hanno fatto una scelta consapevole sui mezzi di produzione che si immettono sul ciclo colturale, al fine di ottenere delle produzioni che siano a quanto più sane e pulite possibili. Agriges ad oggi è in grado di fornire una linea di concimi di fondo e di fertilizzanti liquidi in cui le sostanze contaminanti sono esenti, consentendo così delle produzioni che siano quanto più sane e pulite possibile. Tra questi prodotti vi è il Lietaveg. Il Lietaveg è un bioattivatore di nuova generazione di origine esclusivamente vegetale, che è composto da estratti vegetali, da lieviti e dalla forza fitoattivante di tre alghe che sono Fucus, Laminaria ed Ascophyllum. Queste tre alghe costituiscono il complesso Rizea e infine da batteri promotori della crescita. Gli estratti algali hanno un'azione ristoratrice sulla struttura del suolo, ma anche sulla ritenzione idrica, e grazie all'azione dell'acido alginico e dei fucodiani e alla presenza di agenti chelanti sono in grado di veicolare i nutrienti dalla rizosfera alle radici, riducendo così notevolmente le perdite. Inoltre le alghe sono ricche anche di fitopromotori naturali che stimolano il metabolismo e le difese della pianta. Infine i lieviti invece stimolano il contenuto di clorofilla nelle foglie, aumentando così l'attività fotosintetica, e inoltre favoriscono la traslocazione dei metaboliti dalle foglie agli organi di riserva della pianta o ad altri organi a seconda del stadio fenologico. Gli estratti vegetali invece rappresentano una fonte di energia per sia i lieviti che per i batteri promotori della crescita. I batteri promotori della crescita invece sono in grado di resistere anche a condizioni avverse, hanno una notevole attività di sporulazione e favoriscono la disponibilità dei nutrienti nella rizosfera grazie anche alla presenza di acidi organici. Inoltre i batteri promotori della crescita sono anche in grado di modificare lo stato ormonale della pianta, favorendo così sia lo sviluppo radicale della pianta, sia la crescita della pianta, ma non tanto in senso longitudinale quanto in senso radiale, quindi di avere una pianta quanto più equilibrata possibile. Il tutto alla fine si traduce in un aumento delle rese. Su uva da tavola, l'applicazione di Lietaveg in fertilizzazione si fa alla dose di 20-25 litri ettaro alla ripresa vegetativa, permettendo così una maggiore uniformità di germogliamento anche in un'annata come questa, caratterizzata da un mese di gennaio con molte gelate. Quindi, come potete vedere, abbiamo qui uno sviluppo uniforme, e inoltre abbiamo una minore incidenza di gemme cieche, ma soprattutto una minore dominanza da parte delle gemme apicali. E in applicazione fogliare viene fatto in prefioritura, chiusura grappolo e invaiatura alla dose di 4 litri ettaro. Questo ci consente di avere degli acini con una pezzatura maggiore, un maggior contenuto di sostanza secca, dei grappoli molto più uniformi.
Da un punto di vista qualitativo abbiamo invece degli acini che sono più ricchi di zucchero e che hanno una maggiore shelf life in post raccolta. Il Lietaveg, come ogni prodotto di Agrigef, nasce da una rigorosa indagine scientifica, nasce nel rispetto dell'ambiente e degli operatori, trasformandosi così in una risposta pratica a specifiche problematiche di campo.